tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Pesaro e Monbaroccio, il percorso della fusione è già avviato. Il consiglio comunale del capoluogo vota per sì, ma il comitato dei monbaroccesi è pronto ad una manifestazione di protesta. I ragazzi del Grizzly rompono silenzio. Abbiamo bloccato le forze dell'ordine, è stato un blitz spropositato. Raffica di furti a Marotta di Mondolfo, rubati soldi e un'automobile. Dopo il TG torna Primo Cittadino, il programma in diretta che da quest'anno coinvolge anche i sindaci dei comuni della Vallata del Metauro. Questa sera si parte con il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale parlandovi della fusione dei due comuni, Pesaro e Monbaroccio, perché fino a poco fa si è riunito il Consiglio Comunale del Capoluogo che ha votato per il sì e quindi si è espresso in modo favorevole all'incorporazione. Questa sera invece sarà la volta di Monbaroccio, la cui seduta inizierà alle ore 21. Noi oggi abbiamo sentito il parere di alcuni residenti del borgo medievale, sentite. Vediamo quello che decido, intanto secondo me le cose sono state già fatte. Dopo 2000 anni di storia che c'è qui nel paese, sai, trovarsi così all'improvviso è come dare una coltellata a una persona. Eventualmente noi, io con la mia famiglia, eravamo in montagna, in Val di Fassa, quando l'abbiamo saputo, dietro la giornalista poi, che ha chiamato mio cognato. Siamo rimasti così. Io penso che sia da valutare quello che succede dopo, perché intorno non si ritorna dopo indietro. Dopo non si Siete preoccupati, però come la vivete? Ma non è che ci cambia tanto la vita noi, cosa ci cambia? Però dispiace perché siamo autonomi. Ecco, quindi questo è quello che vi dispiace di più, perdere un po' l'autonomia. È logico. Sono passi che con calma e con intelligenza bisogna fare, perché tanto la storia va avanti, non dimenticando le radici. Questa è una cosa fondamentale e non passando sopra alla nostra storia. Ci sono tre punti, la scuola, l'ospedale, il ricovero. Sono tutti tre punti che qualificano Monbaroccio. Queste sono cose che non si può... I musei, ma sì, ma queste qui sono proprio di vita perché ci lavora la gente dentro. E queste non si possono passare sotto silenzio. Allora, nella fusione che tanto si andrà a fare perché la vita va avanti, bisogna che queste cose vengano salvaguardate, secondo il mio punto di vista. Per me è stata veramente una sorpresa, ma grossa. Ma non una sorpresa bella, una sorpresa brutta, perché per un monbaroccese come me, che è 70 anni, che è nato e è cresciuto a Monbaroccio, dispiace. La fusione si farà, si vedrà, andremo meglio, andremo peggio. Io ho parlato anche ieri con cittadini di Candelaro, Novilare e via, per motivi di lavoro come prologo e via, e non è che sono tanto felici. Allora io dico, perché arrivare a sto punto di fondersi proprio tic-tac, dalla mattina alla sera? Io da sto consigliere comunale dico, ma voi dalla sera avete pensato alla notte e al mattino, ditelo ai cittadini, adesso lo stiamo facendo, difatti hanno cominciato a buttare fuori i volantini e così è andata avanti. Cioè, l'opinione pubblica l'ha imparato da persone, diciamo, altrui, al di fuori dell'amministrazione comunale. È vergognoso, secondo me. E noi abbiamo parlato con Ginestreto, Novilare e Candelara. Noi ha detto non comandiamo niente, quelli che comandano sono soltanto quelli di Pesaro. Quindi allora per quale motivo noi dobbiamo fare questa fusione? Perché loro ritroveranno i soldi, ma i soldi che c'erano, dove sono andati a finire? Io faccio parte del gruppo di minoranza, rappresentato da Massimo Muratori. Fondamentalmente noi non siamo contrari a priori a questa fusione, ma alle sue modalità principalmente, perché fondamentalmente chiediamo due cose. La prima è l'elezione di tutte le cariche che dovranno essere ricoperte poi a Pesaro, perché chiediamo che siano i monbaroccesi a decidere chi poi li andrà a rappresentare nel nuovo comune, tra virgolette. La seconda cosa è
il referendum, ossia che se in questo referendum dovesse vincere il no a Monbaroccio, chiediamo che i due consigli ritirino le richieste di fusione. E se queste due cose non verranno accettate questa sera, i nostri rappresentanti lasceranno il consiglio in segno di protesta. La fusione in sé può anche essere un beneficio, ma chi ce l'ha spiegato? Chi ci ha detto qualcosa? Nessuno. Cioè, purtroppo questi amministratori hanno dimostrato arroganza come in quest'anno e mezzo di gestione del comune. È un peccato perché i monbaroccesi meritano di più. E contro la fusione è nato un comitato di cittadini che ha organizzato una raccolta firme. A parlarcene è la portavoce Michela Marsili. Stiamo raccogliendo delle firme perché stiamo costituendo un comitato che si chiama Vogliamo vivere a Monbaroccio da Monbaroccesi. Abbiamo già raccolto in 3, 4, 5 giorni più o meno 90 firme circa e stiamo ancora raccogliendo perché ci manca, abbiamo bisogno del tempo perché ovviamente ognuno di noi ha un'attività lavorativa e dobbiamo farlo nei ritagli di tempo. Il nostro è un comitato che nasce a politico e a partitico, sono solo cittadini monbaroccesi che si oppongono alla fusione così come ci viene prospettata dall'attuale amministrazione comunale con a capo il sindaco Vichi, che prevede una fusione per incorporazione, dove il nostro comune di circa 2.000 abitanti dovrà essere, secondo noi, verrà risucchiato dal comune di Pesaro. E questo è un discorso che noi non accettiamo, in quanto riteniamo che Monbaroccio sia un paese che è libero dal 1500, siamo sempre stati un comune e vogliamo ovviamente mantenere la nostra indipendenza, la nostra identità e non vogliamo assolutamente diventare una frazione del comune di Pesaro con tutto quello che questo comporterà, senza poteri decisionali, perché ovviamente avremo sì o no un rappresentante. Avete aperto a tal proposito anche una pagina Facebook contro questa possibile decisione? Sì, abbiamo aperto una pagina Facebook e siamo già arrivati a oltre 200 adesioni di tutta gente del posto, insomma, che ha a cuore le sorti e l'indipendenza del nostro comune. L'inviato delle Iene Giulio Golia oggi ha fatto incursione nella sede della Croce Azzurra in via delle Querce a Fano. Il programma di denuncia di Italia 1 si sarebbe occupato di alcune problematiche relative a fatturazioni e stipendi. Ed ora parliamo dello spazio autogestito Grizzly, perché dopo giorni di silenzio parlano i ragazzi che hanno occupato abusivamente lo stabile in zona Vallato. Sentite. Quello che è avvenuto sabato sera allo spazio autogestito Grizzly nella zona dell'ex aeroporto di Fano va oltre il blitz delle forze dell'ordine che si sono presentate alla porta del centro in forze. Sei gazzelle dei carabinieri con i NAS di Ancona, unitamente ad una pattuglia della polizia e ad una della guardia di finanza per effettuare dei controlli, mentre un centinaio di persone erano sedute a tavola all'aperto e attendevano una performance canora. Un tourbillon di commenti e opinioni sono scaturiti in questi giorni perché, quando le forze dell'ordine hanno tentato di entrare nel centro, un muro di una trentina di persone si è contrapposto per evitarlo e da lì sono scaturiti momenti di vera tensione e si sono stemperati solo dall'ingresso di un agente dei NAS per i controlli. Ora, a bocce ferme, i componenti del Grizzly dicono la loro. È vero che avete impedito alle forze dell'ordine di entrare? No, loro si sono presentate in massa volendo entrare immediatamente nello spazio chiedendo i documenti. È chiaro che è uno spazio in occupazione questo. Noi siamo stati, non abbiamo fatto entrare le forze dell'ordine, ma l'ispettore dei NAS, perché con l'ispettore dei NAS non abbiamo avuto nessun problema, ci ha mostrato e ci ha parlato quello che voleva. Il resto era un'irruzione che sembrava uno sgombero vero e proprio, quindi chiaramente noi difendiamo questi spazi e non ce li facciamo portare via sicuramente durante una serata in cui era presente centinaia di persone. Ed è importante sottolineare che oltre alla nostra reazione è stata la reazione dei presenti, che in qualche modo ha frenato molto questa dinamica molto irruenta e molto prepotente delle forze dell'ordine, perché era una cosa sotto gli occhi di tutti spropositata. Chiaramente un dispiegamento di forze dell'ordine assolutamente sproporzionato e spropositato, visto che hanno bloccato anche la strada su entrambi i lati. Quello che teniamo a sottolineare noi, prima cosa, è questo, cioè questo non è un'attività a scopo di lucro.
loro ci hanno detto che sono stati chiamati perché questa, tutto quello che organizziamo, un festival di editoria compreso, è un'attività commerciale camuffata. Noi lo vogliamo ribadire a tutti, questa non è un'attività commerciale, noi facciamo, nessuno prende guadagna dalle attività che vengono fatte qua dentro, tutto quello che in maniera autogestita, in attività auto-organizzate, i nostri finanziamenti li riceviamo da persone che vengono qua in maniera libera e volontaria, danno dei contributi perché credono che sia un progetto che abbia importanza e dignità. Questo spazio l'abbiamo valorizzato, lo difendiamo, questo è tutto, insomma, mi sembra una dinamica molto semplice. Ecco, come pensate di risolvere il fatto che comunque voi per vostra missione, insomma, occupate uno spazio del demanio, insomma, senza nessun titolo per farlo, insomma, come pensate di risolvere questa cosa? Abbiamo sempre dimostrato la nostra disponibilità a sedersi a un tavolo e trovare una soluzione. Chiaramente deve essere una soluzione condivisa in cui ci sono due interlocutori e bisogna essere in due per voler fare le cose. Quindi noi l'abbiamo sempre ribadita pubblicamente anche altre volte. Quindi più di questo, come dire, non sappiamo cosa dire. È chiaro che se da nostra parte c'è la volontà, bisogna che ci sia anche da altre parti. Quindi questo è chiaro. L'occupazione per noi è una pratica, non è un fine. Noi l'abbiamo fatto perché questo è uno dei tanti spazi abbandonati in città, pubblici, quindi di tutti, che noi abbiamo restituito al quartiere, alla città, con la nostra modalità dell'occupazione, che però non è un feticcio, un fine in sé. L'abbiamo fatto perché non c'erano altre alternative e perché riteniamo che è servita a sollevare un problema. E questa era soltanto una parte dell'intervista, quella integrale sarà disponibile già da domani sul nostro sito occhioallanotizia.it e sulle nostre pagine Facebook. Ma intanto la polemica sempre sul Grizzly non si placa, l'opposizione ha presentato un'interrogazione urgente per formalizzare la richiesta di ritiro della delega alla legalità all'assessore Samuele Mascarin. Ad intervenire sull'argomento è stato anche Stefano Pollegioni di Prima l'Italia, secondo il quale la legalità non ha un colore politico. Pollegioni chiede al sindaco Seri e all'assessore Mascarin di affermare pubblicamente il loro sostegno alle forze dell'ordine. Fino ad oggi, dice, non ancora dichiarato. E una serie di furti è stata messa a segno la notte scorsa in alcune abitazioni in via Andersen e via Treppini a Marotta di Mondolfo. Secondo una prima ricostruzione pare che i malviventi abbiano rubato un'auto, una Golf, e del denaro contante. Se da una parte i residenti sperano nell'aumento di controlli delle forze dell'ordine, dall'altra la caserma dei carabinieri. La prima segnalazione è arrivata intorno alle 4 dopo alcune ore dal primo furto. In questi casi invece la tempistica potrebbe essere fondamentale per riuscire a bloccare i malviventi. E quindi fondamentale anche la collaborazione da parte dei cittadini. Cambiamo argomento perché è stato costituito nel comune di Fanno l'ufficio Europa che avrà proprio l'obiettivo di intercettare i fondi europei. Si chiama Ufficio Europa e avrà il compito di captare tutte le opportunità che a livello comunitario potranno rappresentare una risorsa per Fano. Lo ha annunciato orgogliosamente questa mattina il sindaco Seri, presentando i due tecnici assunti per questo incarico così importante per la terza città delle Marche, che necessitava di una struttura di buon livello e degna delle aspettative di tutta la comunità fanese. Qui mancava una vera struttura che potesse affrontare le sfide del domani, anzi di oggi, e vorrei dire forse anche di ieri, perché ormai di Europa se ne è parlato in tutte le lingue, e in questa amministrazione non aveva una struttura adeguata, anzi non l'aveva proprio, che potesse affrontare anche questi nuovi canali, queste nuove opportunità di finanziamento. Il comune di Fano con questa struttura diventerà un punto di riferimento anche per altri piccoli comuni che si convenzioneranno e avranno così l'opportunità di accedere a progetti e finanziamenti altrimenti irraggiungibili. Entrambi con un'esperienza decennale nel ramo, Antoniozzi Ivan, già collaboratore del comune di Urbino e di altre figure private, e Frulla Davide, proveniente dalla Camera di Commercio di Ancona, avranno il compito di sinergizzare tutte le competenze dell'amministrazione a disposizione. Che cosa rende vincente un progetto rispetto a un altro, in sintesi se si può? Ma dunque, i progetti vanno scritti bene, innanzitutto, quindi un'idea, per quanto possa essere forte, ben pianificata e strutturata, va scritta bene, quindi ci vuole una padronanza delle modalità con cui viene richiesto di essere presentato un progetto, quindi la lingua inglese, l'utilizzo di portali online in cui ormai vengono caricate
le application form, quindi la modulistica di progetto. È chiaro che poi il valutatore a Bruxelles o nelle autorità di gestione che governano questi programmi di cooperazione vanno fondamentalmente a vedere se l'idea non è buttata lì per accedere al fondo, ma se è frutto di un lavoro magari pregresso anche pluriennale su cui le amministrazioni o anche enti pubblici e privati insieme portano avanti già prima di partecipare a quel bando. È iniziato adesso il periodo di programmazione, 2014-2020, programmazione dei fondi comunitari. È l'occasione per dimostrare, per testare che insomma, siamo bravi, che ci siamo, questi fondi li sappiamo guadagnare e li sappiamo anche spendere bene, perché poi c'è anche questo problema qui. Tu li puoi prendere, ma poi fai cose che non sortiscono effetto. Quindi bisogna essere bravi a prenderli e poi a spenderli bene. E la Giunta Comunale di Fano ha approvato la delibera che accoglie la richiesta dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro di aprire una sede distaccata nella città della Fortuna. La stessa delibera sarà votata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 settembre, dopodiché spetterà alla Regione inserire il nuovo biennio fanese nel piano regionale di dimensionamento scolastico e concedere in modo gratuito i locali del CODMA di cui è proprietaria. Al Teatro Comunale di Cagli invece domani, giovedì, verrà presentata l'ultima enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, sulla cura della casa comune. La diocesi di Fano Fossombrone Cagli e Pergola, con in particolar modo l'ufficio per la pastorale per i problemi sociali e del lavoro, ha deciso di organizzare un incontro di presentazione ma anche di riflessione dell'ultima enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, sulla cura della casa comune. Per farlo ha scelto, diciamo, e ha invitato tre relatori di eccezione che ci illustreranno attraverso le loro riflessioni l'approfondimento dei temi che l'enciclica tratta. In particolar modo avremo come ospiti Don Gianni Giacomelli, monaco camaldolese e priore del monastero di Fonte Avellana, Daniele Garota, cosa potremmo dire? Sicuramente un testimone d'eccezione di come interpretare la cura per il creato e per la terra. Da anni ha fatto una scelta di vita, appunto, vicino alla terra, alla cura della terra, insieme alla sua famiglia. Tratta anche di temi attuali attraverso i suoi saggi per proprio approfondire la cura per il creato attraverso la fede religiosa. E infine padre Adriano Sella. Attualmente è direttore nazionale del coordinamento interdiocesano Nuovi Stili di Vita, che da Padova coordina una sessantina di uffici in altrettante diocesi. Ha avuto una esperienza in Amazzonia, dove è stato anche presidente della Commissione Giustizia e Pace, ed ora si trova in Italia, appunto, a Padova. E che cosa sono i nuovi stili di vita? Beh, sono appunto quegli strumenti che la gente comune ha a disposizione nella sua vita quotidiana per influenzare la realtà economica e anche sociopolitica attraverso delle scelte responsabili. Ecco, sicuramente l'enciclica di Papa Francesco ci stimola e ci interroga proprio da questo punto di vista, come le nostre scelte responsabili quotidiane e soprattutto uno stile di vita improntato alla cura per il creato, all'attenzione agli altri, possa veramente influenzare anche un sistema vasto come quello globale a cui oggi assistiamo. E adesso vi mostriamo queste fotografie scattate oggi da un nostro reporter di strada relative a un incidente accaduto questa mattina intorno alle 11:20 all'incrocio di via Papiri a Bellocchi di Fano. Secondo una prima ricostruzione della dinamica pare che la Fiat Punto non abbia dato la precedenza finendo in una piazzola di sosta contro un palo della segnaletica. Per evitare lo scontro un'altra auto, una Opel, è finita fuori strada. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Fano, ma i conducenti rimasti illesi hanno proceduto con la constatazione amichevole. E come sapete, questa sera il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi sarà nei nostri studi. Tra gli argomenti che affronteremo ci sarà quello del debito fuori bilancio di oltre 600.000 euro nato nel 2002, quando alla guida della giunta c'era Ivaldo Verdini, che noi abbiamo intervistato. Su questo debito fuori bilancio si sente responsabile?
No, assolutamente no, perché diciamo in questi ultimi anni potevano benissimo trattare con le proprietà di quell'area adiacente, diciamo, al centro sportivo e naturalmente trovare una soluzione molto più vantaggiosa per l'ente comunale. Non lo hanno fatto e hanno aspettato eventuali sentenze favorevoli che non ci sono state e quindi si è arrivati al debito fuori bilancio. Quindi si poteva trattare, ma a quale anno si riferisce? Ma dal 2009 potevano trattare, quindi ci sono stati 6 anni di tempo, oltremodo l'attuale sindaco era anche assessore allo sport, per cui aveva tutte le prerogative per farlo. Se lei oggi fosse sindaco, su che cosa si concentrerebbe? Indubbiamente il brand Cartoceto è uno dei più attraenti, più solidi e più confacenti alle vocazioni produttive che ha questo bellissimo territorio comunale. Per cui valorizzerei molto le produzioni enogastronomiche, in primis l'olio DOP Cartoceto, che è l'unico olio DOP delle Marche. Ci troviamo in piazza Giovanni Paolo II, l'ultima opera realizzata dalla sua giunta. Esattamente, è stata un'opera importante di un progetto complessivo che prevede anche la costruzione e realizzazione del centro civico, 2 milioni l'opera complessiva. C'è stato un primo step appunto alla realizzazione della piazza che era urgentissimo poiché parliamo del cuore di Lucrezia ed era antiestetico, nel senso che c'erano pozzanghere, fango, erbacce, brecce e così via. È una bella opera, l'abbiamo intitolata appena abbiamo avuto la concessione del mutuo a Giovanni Paolo II con un addebito del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda il centro invece che cosa era previsto? Il centro civico è previsto su praticamente 3 piani, piano terra e primo piano il centro sociale anziani, secondo piano uffici comunali, quindi anagrafe, stato civile e la porzione per gli amministratori e al terzo piano il comando dei vigili urbani. Secondo lei questa opera potrebbe essere realizzata a medio-lungo termine? Deve essere realizzata perché Lucrezia ha il 90% dell'intera popolazione del territorio comunale, quindi merita, voglio dire, un luogo e naturalmente degli uffici adeguati, nonché una struttura che possa risaltare meglio il cuore della città ed essere, voglio dire, il catalizzatore di importanti relazioni sociali, pubbliche ed economiche di questa importante città della Valle del Metauro. Vi ricordo che subito dopo il nostro telegiornale il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi sarà nei nostri studi. Potrete intervenire in diretta chiamando lo 0721 86 14 33 oppure inviando un messaggio anche con WhatsApp al 338 49 68 250. Ebbene, per ora è tutto, grazie per averci seguito, a fra poco.